Delfina, sei impazzita! Ma io dico, nelle fiabe baciano un rospo e si trasforma in un principe stupendo. Lo bacio io e... Ecco appunto, Maxi. Con chi parlavi, Flor? Con nessuno, che ci fai qua? Ecco, stavo cercando proprio te perché volevo parlarti di una cosa seriamente. Di cosa? Ti ricordi di quella ragazza che mi ha dato il dépliant della palestra? Ti ricordi di lei, sì? Sì, mi ricordo di lei. È stato incredibile. L'ho rincontrata ed è stato un momento veramente magico. Ci siamo innamorati, Flor. Ci siamo innamorati. Grazie, un colpo di fulmine, grazie, veramente. Sì, grazie. Perdonami, davvero, perdonami, Flor. Io, se lei non fosse apparsa nella mia vita, tu saresti la regina del mio no. cuore. Credimi, credi a quello che va ti dico. Va bene, hai ragione. Scusami, mi fa soffrire, ma... La vita è così, una volta si vince e una volta si perde. Che bello, che bello. Che bello che tu l'abbia presa con tanta filosofia. Per quanto mi riguarda, ti auguro di essere molto felice perché te lo meriti. E ricordati che non devi mai dartela per vinta, ma proprio mai. Eh? Fai come me. Va okay? bene, va, va bene. Bene. Grazie. Guarda, ma non è la tua foto quella lì, eh? Sì! Ah, non ci posso credere, sono stati i miei bambini. Chi sono i bambini? Ma quali? Quelli della casa in cui lavoravo. Guarda che cosa hanno fatto perché sentono la mia mancanza. Vedi, io non vorrei farli soffrire, ma non so che fare, non ne ho idea. Devi fare quello che senti. È l'unico modo per essere felici nella vita. Bene. Eh? Ma senti. Vedi che non sono tutto muscoli, niente cervello. Vedi che... Lo vedi che penso ogni tanto. Bene, alla fine, Flor, qualunque cosa tu faccia, è impossibile sfuggire al destino. Non ci posso credere, è un altro segno. Ah, oh, sì, grazie, sei un amico. Stammi a sentire, Maxi, sii tanto felice e buona fortuna. E niente, ci vediamo, grazie, ciao. Grazie, tesoro, grazie, sono felice. No, dovete farmi passare. Datemi la cassetta. No, datemi passare. Non ce la darò mai. È nostra. Va via. L'avete voluto voi, adesso vi faccio vedere. Adesso vedrete, datemi quel video, datemelo. Vattene via. Dammelo adesso. No. Dammelo. Lasci adesso, basta. Dammi quel video, piccolo cardo maledetto! È pazza, ci vuole picchiare! Ci deve solo provare. Quel video è mio. L'hanno preso i bambini, no. Però il video è questo mio. Questo non è affatto vero, stai mentendo. Lei c'è tutto adesso, ci vuole picchiare. Come sarebbe se ci vuole picchiare se si azzarda a toccare questi bambini anche solo con un dito glielo stacca a morsi? Non è così, i bambini mi hanno frainteso. Che succede? Florence, cosa ci fai qui? Volevo ringraziare i bambini per un regalo che mi hanno fatto, un bellissimo regalo. E per fortuna che sono venuta, perché questa qua li voleva uccidere. Sì, ma vero. Per favore, è un equivoco. Io stavo solo chiedendogli gentilmente di restituirmi quel video. Eccolo. Che è mio e lo voglio vedere. E invece non ce lo do. Basta. Basta, Florence. Per favore, metti quel video e vediamo di chi è. No! Certamente, metto no. su. Si può sapere cosa ti prende. Cerca di stare un po' più calma. Cosa mi prende? È che sono incinta. Sono molto nervosa. Delfina, non ce n'è bisogno. Calma, per favore. Possiamo vedere di che cosa si tratta? Non avevo visto quella puntata. Che bello. Grazie, bambini. Guarda. Federico, questa donna è pazza e tu la lasci con i tuoi fratelli. Sì, per questo ti chiedo di rimanere, Florenzia. No, non tornerò in questa casa. Non me lo chiedere. Non voglio tornare. Mi fa stare male. Prego, resta fuori. Dai, resta. È quello che gli ho chiesto, ma non è servito a niente. Grazie tanto per l'aiuto, E, ragazzi... Federico troverà una babysitter stupenda, me l'ha promesso. Si occuperà di voi e vi vorrà molto bene. Sarà buona proprio come me, davvero. Ma non voglio un'altra babysitter. Neanche io. No, non rendetemi le cose più difficili. Vi prometto che verrò sempre a trovarvi, che saremo sempre i migliori amici del mondo e vi vorrò sempre tanto bene. Ma ora non posso restare. Vi voglio tanto bene. Flor. Credo che abbia perso le lame rotanti. Non so. Ma andiamo un po' a vedere con quale scemenza ci sta minacciando questo ipipido chioso. Florenzia, accendiamo. Maledetta! Mocciosi ficcanaso, Federico stupido! E allora dimmelo, che ti è successo, piccola? Per la miseria, mi è successo di tutto in 5 secondi. È ricomparsa Flora, ho perso 10 anni di vita e mi è venuta l'emicrania. Cosa fai? Ho trovato un altro di quei video di Lorenzo. Voglio vedere con quali armi ci sta attaccando questo stupido, Non provarci nemmeno! Dammi questa cassetta! Ma cosa ti prende ora? Ti ho trovato! Cosa ti prende, piccola mia? Dove sta il problema? Cosa c'è in quel video, amore mio? Ciao, video numero 4. Adesso mi manca solamente il 5. Mia cara, mi spaventi, dico sul serio.
Mammina. Cosa? Lorenzo sta cercando di rovinarmi la vita per sempre. È l'ultima cosa di cui ho bisogno. Sarebbe da ridere, no? Devo assolutamente trovare il quinto video. Santo cielo. Mi ricordi la tua nonnina buon'anima? Se lei sta benissimo. No, non parlo di questa nonnina. Parlo della nonnina, la mammina della mammina. Lei era completamente fuori di testa. Abbastanza pazza, direi. Sembra somigliarti abbastanza. Io non sono pazza, mamma. Io sono sana. Il fatto è che sono un po' nervosa per tutto quello che è successo. Però quando troverò il video mi passerà. Sì, Nicola, ti passerà. Sì, passerà, lo troverai, troverò il video, mi passerà. Posso? Si può sapere cosa state facendo voi due così sedute? Cercavamo via col vento. Sì, il fatto è che non preoccuparti, collego i fili e ce lo vediamo subito. Sì, veramente sì, mi preoccupo. Certo che mi preoccupo. E lo sai perché mi preoccupo? Perché non mi è piaciuto affatto il modo in cui hai trattato i bambini. Se tu stai male, non te la prendere con i bambini, perché anche loro stanno... Però anche loro devono lasciarmi in pace, Federico. No, per favore, cosa ti succede, Delfina? Dovresti essere tu l'adulta, lasciali in pace. Lui... Bambini, perdonatemi davvero. Non so se ho fatto bene a lasciarvi in balia di quella strega di Delfina e del mio principino codardo. Comunque spero che un giorno riusciate a perdonarmi. Potrete perdonarmi. No, eccola qua. Si può sapere dove ti eri cacciata? Ma dove sei stata finora? Ma insomma, ti stavamo cercando. Scusate se me ne sono andata. Scusa, però... per cosa? Però vi ho visto lo spettacolo in TV e mi è piaciuto molto, grazie. Che volevamo farti gli auguri di persona. Sì. Ma è sempre qualcosa da fare. Beh, ora scusate, però adesso me ne devo andare. Torno in un altro momento. No, tu non vai da nessuna parte. Devo andare, davvero, ho da fare. Anche noi abbiamo da fare. Forza. No, preferisco stare da sola, ragazzi. Voglio stare da sola. Questo non è un invito, è un ordine. Andiamo. Ti manca molto per finire? Se tu mi avessi aiutato avrei già finito. Beh, è che di solito non organizzo compleanni, li organizzano a me. Beh, allora tu devi fare un viaggio con Funtime. Perché ti porto ovunque, vai a Orlando, a Miami, ovunque vuoi. Non hai problemi con gli alberghi, i ristoranti, tutto. E perché credi che l'abbia scelta? Cosa fate lì? Cosa organizzate? Prepariamo una festa per Flor. Avete visto i ragazzi? Non erano con voi? No, non ho visto niente. No. Allora, dov'è la festeggiata? No, non è arrivata e forse non arriverà. No, speriamo che venga. Dai, non abbattetevi, ora arriverà Flor, vedrete. Su col morale. Che peccato che torni in Germania perché mi dà la carica. Il tuo ottimismo che forza. È arrivata la scomparsa. Ma che è arrivata? Direi portata. Allora, dove sono? Non mi piace essere trascinata così. Se me lo chiedete vengo ovunque voi vogliate, ma così non mi piace. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Delfina stava maltrattando i ragazzi, allora dal nulla è apparsa Florenzia, come per un qualche miracolo, e poi è scomparsa sempre nel nulla e mi ha lasciato tutti i regali. Ma dico io, non ne bastava uno? Ma che poca immaginazione hai, vieni, avvicinati un attimo, allora non capisci. No. Vediamo, F, fonte di tutti i desideri. L, è un campanello a forma di luna. O, orchidea. R è un rubino grezzo, simbolo di tutto il mio amore per lei. F-L-O-R, Flora. Meno male che non hai scritto Florenzia, sennò ti serviva un tir, eh? Non prendermi in giro, dico sul serio, se n'è andata arrabbiata. Ma che doveva fare, andarsene su una gamba sola, eh? Tutta questa ragione, amico. Stupidaggine. Hai fatto di tutto per stare con lei e quando stavi con lei hai rinunciato. Perché non lasci Delfina, una volta per tutte? Per caso vuoi che non conosca mai mio figlio, che lo veda solo in fotografia? Non me lo lascerà mai vedere, mai. Questo non è possibile perché è illegale. Te lo dico come amico e come avvocato. Non mi interessa sapere se è legale o è illegale. L'unica cosa importante ora è che ho perso Florenzia per sempre. Cosa? Cosa? Che cosa volevi, Delfine? Io stavo... Quei bilanci che dobbiamo iniziare a controllare. Scusa, ma ti chiedo di lasciarci soli, per favore. Se non ti dispiace. Sì, però un attimo, Federico, sembra che tu mi stia mandando Direi via. Direi proprio di sì, ti sto mandando via. Che intuitiva che sei. Lo stai Federico, facendo? Sì, lo sto facendo. Ma mi mandi via. È così. Ah, Federico! Così. Ho paura che Florenzia non tornerà mai più in questa casa. Né per lavorare, né per altro. Comincio a pensare che dovrò chiamare qualcuno che aiuti la povera Greta.